Ama i tuoi fratelli come Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Che questa parola anche oggi possa parlare al nostro cuore. Il Vangelo di oggi è Luca 12, 39, 48. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo, che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Amen. Carissimi amici, l'insegnamento di oggi è davvero importante e soprattutto pastorale. Stiamo ascoltando una serie di parabole che in qualche modo sono volte alla conversione, all'attesa, alla perseveranza, alla vigilanza, non solo personale ma anche pastorale. Luca scrive nella seconda metà del primo secolo, in un tempo in cui il cristianesimo si stava diffondendo e c'era forte necessità di avere pastori che seguissero il modello di Cristo. Quindi non con un modello umano basato su simpatie, favori o giustizia umana, ma il modello è sempre stato, è e lo sarà Cristo come il buon pastore. La parabola che dice di questo amministratore, ecco che è importante soprattutto per coloro che hanno una responsabilità nelle comunità cristiane, certamente nella famiglia, certamente anche tra amici. Come Gesù sta improntando e impostando questo quadro bellissimo in cui non c'è il padrone che in greco è il Kyrios, il Signore, in qualche modo chiaramente rappresenta Gesù, attendiamo il suo ritorno, ma dice in questa attesa nelle nostre comunità quanto è importante saperci servire. Atteggiarci, comportarci, relazionarci come Cristo si è relazionato con noi, con i suoi discepoli. Ecco perché sembra dura, in realtà è dura come parabola, ma è dura perché si sta parlando di amministratori che nell'attesa che arrivi il padrone hanno iniziato a percuotere i servi, le serve, a mangiare, ubriacarsi e a trattare comunque male gli altri, senza l'agape, quell'amore che Gesù stesso ci ha mostrato, manifestato. Oggi è un giorno, alla luce di questo Vangelo, di intercessione per i nostri pastori,
per la nostra chiesa, per le nostre comunità, gruppi di preghiera dove noi vogliamo invocare la misericordia di Dio che entri in loro. Il cuore di Gesù è il cuore del Padre, un cuore che ha sempre amato e sulla croce ha dato tutto quello che poteva. Preghiamo allora per i nostri pastori. Grazie Signore per questa parola e grazie per come oggi tocchi ciascuno di noi, affinché noi possiamo guardare a te come il modello del buon pastore, del maestro che offre se stesso, offre e dà un esempio di amore che supera ogni logica e ogni intelligenza. Allontana da noi il razionalismo, la giustificazione, affinché noi possiamo essere sempre cristiani, persone che sanno tenere aperta la porta della riconciliazione. A te sia sempre, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, alla luce di queste parole molto forti e toccanti di questa parabola, accogliamo il bellissimo slogan di oggi, che è: ama i tuoi fratelli come Gesù. Lui è il nostro modello, lui è l'esempio che dobbiamo seguire. Vi invitiamo, per coloro che sono nel nord Italia, a Torino avremo domenica 17 novembre e a Strona domenica 12 gennaio il corso Preghiera e Animazione Carismatica. Un corso dove noi proporremo, alla luce della nostra esperienza come Coinonia Giovanni Battista, la preghiera nello Spirito Santo usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi e grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!